finale. C'è un'immagine che ci siamo dati, se vogliamo dare per iniziare questo cammino insieme. Il Vescovo ha usato l'immagine di una casa da costruire, l'immagine di un edificio che si edifica. Noi abbiamo preso l'immagine del campo, il contadino del campo. Tre sono le azioni che vedremo sviluppate in questo nostro percorso: coltivare, seminare, portare e raccogliere frutto. Ci vuole tempo, ci vuole fatica, ci vuole la collaborazione degli agenti atmosferici, perché questo cammino bellissimo che vede la natura e la cultura insieme vede portare frutto e arrivare a compimento, arrivare a perfezione. Voi sapete che coltivare la terra è la radice che dà la parola a un'altra termine fondamentale della nostra tradizione, che è cultura. Tutto parte da una terra, dai dinamismi che avvengono attraverso la fragilità di un seme. E ci piaceva proprio partire dalla fragilità di un seme, che diventa potenzialità di sviluppo, di fioritura, diventa potenzialità di un deserto che diventa giardino, cominciare. Abbiamo chiesto l'aiuto alla dottoressa Elisa Cocchi, che è psicologa e psicoterapeuta del consultorio di pastorale familiare, quindi qui siamo ospitati un po' a casa del consultorio, a casa della centro famiglia di Nazareth, ed è bello cominciare proprio l'Elisa, che la conosciamo, è intervenuta, se vi ricordate, da 3 giorni della diocesi, quindi giochiamo in casa ed è bello partire con lei. Adesso magari Lina ci presenta in modo più strutturato il percorso e poi diamo la parola al Vangelo, perché insieme a questa immagine che appartiene alla tradizione occidentale c'è anche il capitolo 13 di Matteo, che prende il seminatore e lo fa diventare come simbolo di Gesù che viene per farci fiorire. Allora, presentazione rapida e strutturata del percorso e poi la preghiera affinché siamo noi innanzitutto la terra buona che riesce a raccogliere e a far fiorire quanto matureremo insieme per l'educazione dei nostri ragazzi. Ecco, è con grande gioia che ci troviamo questa sera qui riuniti per iniziare questo percorso, questo cammino di formazione che ci vede riuniti in 220 educatori da 39 parrocchie della nostra diocesi. È bello questo dirlo, perché davvero sperimentiamo la bellezza di essere una chiesa in cammino, una chiesa in comunione, che si riunisce per vivere dei momenti forti di formazione, di preghiera, per nutrirsi, per accompagnare i nostri giovani. E allora questa sera, come diceva Don Stefano, iniziamo per coltivare la terra buona, per accogliere i nostri ragazzi nelle loro fragilità, nelle loro disagi, nelle loro difficoltà, e ci metteremo in ascolto della dottoressa Cocchi. E martedì prossimo, insieme al Vescovo Elio e a Don Stefano, scopriremo la bellezza proprio di seminare insieme nel campo, per ravvivare l'alleanza educativa con la famiglia, che è il soggetto, come sappiamo bene, primario dell'educazione, che accoglie la vita e accompagna i ragazzi, e la scuola, lo sport e la comunità cristiana, laddove siamo chiamati a compiere il nostro servizio di educazione e di evangelizzazione. E infine l'ultimo incontro, il 25 di ottobre, perché porti il suo frutto, raccoglieremo insieme la sfida dell'educazione all'amore, insieme a Don Maurizio Trevisan dell'ufficio famiglia e anche la collaborazione del servizio di pastorale giovanile. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21, vi chiediamo se riuscite di essere alle 8:45 presenti per la distribuzione del materiale e anche il segnare la vostra presenza. Come pastorale giovanile vi terremo aggiornati con la mail, in liste, per ricordarvi gli appuntamenti, ma soprattutto anche per
inviarvi il materiale formativo utile per farne tesoro. Pensiamo sia prezioso, no? Poter custodire e fare tesoro delle relazioni che ascolteremo e anche del dialogo e dello scambio che ci arricchirà sicuramente in questo percorso insieme. Grazie a tutti e adesso ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra. E subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, oda. Buonasera a tutti, io sono Elisa Coppi, siete in tantissimi stasera. Me l'avevano preannunciato che sareste stati in tanti. Potreste quasi fare una lezione voi a me, con tutte le esperienze che vedete nel corso della vostra quotidianità con i giovani. Io al Centro di Consulenza per la Famiglia mi occupo prevalentemente di bambini, di genitori, mi occupo di età evolutiva, mi occupo di incontri come questo, che è quello di informare insegnanti e educatori. E quando ci siamo incontrati con i capoccioni della pastorale giovanile e della pastorale familiare, mi è stato chiesto di fare questo intervento tenendo presente proprio il Vangelo di Matteo. E ci sarà un continuo richiamo nel corso del mio intervento su questo gioco un po' di metafore, no? E troveremo anche il vostro ruolo, ve lo dirò alla fine, perché seminatori non potete essere, nel senso che seminatori di parole, sì, no? Ma lo affido a un compito grande, no? Quello del Signore, questo, no? Colui che semina il terreno, vedremo chi avrà il ruolo, e chi toglierà un ruolo un po' scomodo nella mia relazione, ma molto molto importante, lo scopriremo alla fine. Chi mi conosce sa che mi piace molto partire dalle emozioni, e partiremo dalle emozioni. Non difenderti dall'emozione, come tua madre sei bella quando sorridi,
quell'aria che puoi fare tutto quando lo decidi, le mani in tasca per il freddo che ti ghiaccia il naso, lo sguardo basso per far finta di non farsi caso, al cuore in gola gli ostacoli scuri, le guance rosse come frutti maturi. Che non è più la sua bimba, ma sta diventando una ragazza in cerca di una sua identità. Vorrebbe portarla in fondo alla notte, fargli conoscere le cose che lui conosce già. Non so quante volte vi sarà capitato anche voi, no? Con i ragazzi che avete, con cui avete a che fare, no? Che conoscete, insegnargli le esperienze che voi in prima persona avete già vissuto, no? Ma non è la stessa cosa. Se non le vivono, se non le sperimentano, non riescono a farle proprie. No, quindi è più di un sentimento, è più di una forza quello che lega questi ragazzi, anche nel vostro ruolo di educatore. Anche Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica dell'amore selettizia, ci parla di libertà. Libertà è una parola che si sente dire spesso anche dagli adolescenti, no? Lasciami libero, voglio la mia libertà. Papa Francesco ci dice che se la maturità fosse solo lo sviluppo di un qualcosa di genetico, non ci sarebbe molto da fare. La prudenza, il buon giudizio e il buon senso non dipendono da fattori puramente quantitativi di crescita, ma da tutta una catena di elementi che si sintetizzano nell'interiorità della persona, al centro della sua libertà. Quindi educare comporta il compito di promuovere libertà responsabili. Libertà responsabili, che nei punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza. Persone che comprendano senza riserve che questa libertà è un dono immenso. Credo che siano parole bellissime, no? Che rappresentino in modo molto chiaro il vostro ruolo. Non siete soli.
in questo compito, no? Di riuscire a far capire agli adolescenti che avete di fronte qual è il compito a cui sono chiamati, no? Qual è la loro libertà responsabile. Gli obiettivi che mi pongo nel corso di questo incontro è prima di tutto quello di farvi capire quanto è complesso avere a che fare con gli adolescenti. Per questo vi dicevo, voi che ci lavorate quotidianamente, siete voi i primi ad insegnarmelo. Mi avevano chiesto di fare questo intervento in 45 minuti, non ce la farò, portate pazienza, ci metterò un'oretta a farlo, perché è un po' complesso parlare delle aree che abbracciano l'adolescenza. Cercherò di farlo esprimendo gli aspetti più emotivi, più esperienziali, in modo che vi si possano scatenare delle riflessioni. Non cercherò di darvi delle verità, mi dispiace, delle certezze. Queste non credo che le darò stasera, giusto per sintonizzarci. Non è che vi darò il vademecum di come fare con un adolescente. Vorrei cercare anche di chiarire il vostro ruolo, che è un compito grande quello che avete, veramente grande, cercando di trasmettervi il fatto che davvero non siete soli in questo cammino. La prima, mi viene da dire, definizione su adolescenza è che è un'età incerta. Questo lo sappiamo già, io so che voi avete fatto tanti incontri anche gli anni passati, no? Con degli esperti anche molto più bravi di me, molto più profondi di me. E forse questo è uno, diciamo, delle definizioni che torna più spesso, no? L'incertezza. Perché? Perché salutare l'infanzia non è facile, non è il dolore. Loro lasciano un mondo fatto di protezione, di coccole, di consolazione, di soddisfacimento di bisogni immediati, dove le frustrazioni sono ridotte al minimo, dove ottengono quello che vogliono tutto e subito, basta un tocco, un touch screen per raggiungere quello che vogliono, anche da piccolini. E arriva un mondo fatto di richieste, il cambio della scuola, anche di richieste di autonomia, no? Iniziano a trasferire, inizia un mondo di fragilità emotiva. E una cosa fondamentale è sicuramente la famiglia. No, loro vengono dalla famiglia, vengono dal terreno della genitorialità. E questo mondo li rassicura tanto, anche se poi si vogliono difendere da questo mondo. Ma hanno dei ricordi base che mi fanno sentire protetti. Si sente poco, aspettate un attimo. Sono brani, no? Tratti dai
Inside Out, lo conoscete, l'avete visto. E, per chi non l'ha visto, i personaggini che vedete sono delle emozioni interne a Ryan, che è la bambina protagonista, no? Quindi questi personaggini che si muovono in realtà sono interne al personaggio principale e sono le sue emozioni. Sono la gioia, la tristezza, la rabbia, il disgusto, la paura, no? E intervengono provocando delle reazioni. Allora, parlando di famiglia e parlando di infanzia, siamo ancora dentro a questo mondo molto protetto, fatto tutto di emozioni e di ricordi base molto positivi.